Ciao a tutti ragazzi, da Cora089, bentornati sul mio canale perché sono visto un video. Oggi sono qui con una nuova parte del gameplay della Pixelmon 3.0.4. Fuori dalla parte cosa ho fatto? Ho messo un pochino a posto, ho allenato un pochino i Pokémon, ho preso un secchio di latte da Miltank, ho fatto 5 Ultra Ball, ho preso della sabbia e l'ho cotta per fare il vetro. E ragazzi, in questa parte vedremo questo qui come craftaggio, ovvero che vedremo queste cose. Spero vi piace come idea di fare questa casa, farvi vedere tutto. Questo è un acciarino, quindi penso che voi l'avete già visto, però queste sono delle cose un po' più particolari. Qui possiamo fare una pozione, qui possiamo fare l'innaffiatore Wilmer e qui possiamo fare una nuova Pokéball che ho scoperto che si può fare. Perfetto, quindi iniziamo subito con questo tipo di craftaggio, ragazzi, perché è proprio questa prima parte di questo cos'è, quarto gameplay. Voglio fare un po' di crafting. Allora, intanto bisogna, come sapete, mettere in fila queste qui e si faranno delle love pokeball disc, che poi bisognerà usare il martello qui incudine per ottenere appunto uno di questi, e si può craftare un nuovo tipo di pokeball che è appunto la love ball, che ho già craftato, come vedete, 5 ultra ball. Ma non è finita, ragazzi, perché questo è interessantissimo come parte, perché vedremo appunto queste cose. Vediamo anche quindi come si crafta una pozione. Anche qua, 4 pozioni. Ovviamente il secchio per fortuna ce lo ridà. Quindi 4 pozioni che si uniscono all'iperpozione che ho visto, cioè che avevo trovato in una Pokéball in giro. Poi questo ottengo per l'ultimo l'innaffiatore, che è sicuramente quello forse più interessante. Qui l'acciarino che vi siamo abituati a vedere, ma penso mi servirà per tutta questa giungla, sperando di non incendiare anche la mia casa. E poi otteniamo l'innaffiatore Wilmer con queste cose, che in pratica, ragazzi, è una figata, perché in pratica, se ho capito bene, è un bon meal, cioè il ferire d'ossa infinito. Se fosse così sarebbe una figata. Eccolo qui. Proviamolo, dai. Ovviamente, ragazzi, nella prossima parte vedremo altro crafting che faccio un po' per volta, giustamente, perché voglio fare così. Vediamo come funziona, perché ovviamente devo scoprire anche come. Penso serva le ghicocche. In teoria, vediamo. Ah, ok. Quindi, ops. Quindi ne fa uno al giorno, ragazzi, perfetto. Ah, fuori dalla parte, un'altra cosa importantissima. Ho preso degli altri colori di cocche, come vedete, bianco, blu, ma anche verde. Quindi, ragazzi, siamo messi alla grande. Andiamo poi di prenderlo. Che dopo, tanto lo prendo, poi coltiverò io fuori dalla parte, ragazzi, per questi lavori così ortofrutticoli, li faccio fuori dalla parte. Allora, caspita, va bene. Guarda che figata, ragazzi. Benissimo. Con questi, ovviamente, con questi tipi di Pokémon potremmo fare tante altre cose. Altro crafting, come abbiamo visto oggi, la Love Ball, scusate, potremmo vedere nelle prossime parti altri tipi. Ovviamente, ragazzi, come ho detto, faccio un po' per parte, perché sennò fare tutto dall'inizio non è poi così bello. Bene, cosa facciamo in questa parte, allora, oltre appunto aver visto questo crafting? Io direi intanto di curarci i Pokémon, per poi appunto allenarli. Avete visto che Charmeleon adesso è il 21, Tropius è il 24 e Miltank è il 10. Allenarli e catturare un altro Pokémon, perché 3 comincio a stare un po' con la manica corta, eh. Allora, vediamo. Manica corta penso lo si dica, vabbè. Non importa. Eccoci qua, ragazzi. Volevo far vedere una cosa. Due secchi? Perché due secchi? Vabbè, possiamo averne uno. Prima volevo farvi vedere come si, magari qualcuno poteva chiedere, come si prende il latte da Miltank. Allora, basta avere il secchio e schiacciare destro. Ok, penso che non me lo dà, perché forse. Ah, forse l'ho già preso. Vabbè, comunque basta fare così. Col destro si fa. Perfetto. È l'alba, ragazzi, quindi direi che è proprio il momento adatto per partire alla scoperta. Vi faccio un attimo vedere questa cassa. Guardate, piena di roba, dovrò bruciare tutte queste foglie assolutamente. Cosa posso lasciare qui? La cordicella non ci servirà. Il resto direi che possiamo portarlo via, forse questo. Anche questo si può tenere, vabbè, possiamo tenere. L'orbol qui, il disc, sembra meglio. Piuttosto porto via questa, così non rischio, dai. Perfetto.
Ora abbiamo tutto a posto, in teoria qui ci mettiamo pronte le pozioni, anzi no, ci mettiamo l'acciarino, può servire. E poi, sì, ultima cosa, voglio depositare le nostre 9 bicocche qui. Il grano se ne andrà via, non importa. Ah, una cosa, ho messo un attimo pacifica, adesso vorrei rimettere normale, facciamo normale, dai. L'altra volta l'ho messo facile, poi stavolta ho messo pacifico un attimo perché dovevo un attimo craftare, non volevo che mi andasse sempre giù la fame. Scusate, non succederà più, ma comunque non penso sia una cosa così grave. Perfetto, andiamo subito alla scoperta. Allora, all'alba qui che c'è un bel po' di luce. Allora, lì vedete ci sono dei waypoint, casa 2 e figata. Allora, figata è non, niente, niente di più che una semplice vallata, diciamo così, che però è bellissima perché forma in pratica, ragazzi, una, come dire, una specie di via in discesa con le due pareti di roccia a fianco. C'è una figata proprio. Prendete presente la farm per fare il grano? Ecco, siamo perfetto. Vabbè, ora andiamo avanti. E invece casa 2 perché ho trovato un nuovo centro Pokémon. Yeah. Comunque fuori dalla parte non ho preso altri Pokémon. Cos'è qui? Una grotta. Terribilmente. Tanto ho visto. Oh mio Dio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Quanto, a che livello sei? Cacchiorola. Ragazzi, io ci devo provare però. Uno dei miei Pokémon preferiti, oddio. Ok, che basta. Basta, basta. Mi sa che. Va bene, va bene. Hai dimostrato che sei abbastanza forte. Oddio. Va bene, ragazzi. Il nostro Rayon, mio amato Rayon, ci ha fatto fuori proprio. Va bene. Un'altra milita, anche qui c'è un po' di lag. Abbiamo dovuto capire che. Comunque per generare un mondo del genere deve esserci un po' di lag. Un Machoke. Attorno a un Pokémon non mi posso fidare comunque. Vedo che siamo vicini appunto alla figata. Vorrei andare a vedere la figata. Che la faccio vedere, insomma, che figo, guarda la cascata. Oddio, ma ero scappato. Quindi Miltank era ancora vivo. Ok, sono scappato. Miltank è, oh, proprio mi fa sempre scappare. Lì vediamo un bel po' di carbone, anche qui un po' di carbone, ma al momento il carbone non serve perché ci serve più che altro, ragazzi, il ferro. È di vitale importanza. Poi se verrà l'oro va benissimo, se verrà il diamante va ancora meglio. Però quasi è la stessa importanza del ferro in questo modo. Eccoci qui, ragazzi, la casa 2, guardate che bella che è. Forse anche più bella anche come posto. Qui è una cosa fighissima perché si ferma, boh, non so perché. Eccoci qui, ragazzi, non vi piace? Guardate, è solo un piano, è vero, è piccolino, però è davvero ha tutto ed è più compatto, diciamo, e mi piace perché non ci sono le foglie della giungla che ti entrano dentro. Qui non si può andare. No, vabbè. Mi sa che faccio la stessa strada dell'altra volta che ho distrutto qua, mi sembra. Ecco. Filo, finalmente. Grandissimo. Che succede? Ok. Ok, ti prego. Dove vai? Che succede? Cioè, guardate che roba. Abbiamo crashato tutto. Dai, 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 questo lo prendo, questo lo prendo. Allora, fermo, fermo lì, fermo lì. Dove sei? Ti ricordo che sei una Ultra Ball. Ti ricordo che sei una Ultra Ball. Ti ricordo che sei una Ultra Ball. Sì, ragazzi, dopo tanto tempo di. Mamma mia, finalmente. Pelle, ci servirà tantissimo la pelle. Devo capire chi è che la droppa. Mi servirà la pelle appunto per fare gli scarpini alati, diciamo così. Ma chi ce ne frega degli scarpini quando abbiamo un Firo così bello? Quanto è figo. Mamma mia, quanto è figo. Ora devo scoprire come si fa a cavalcarlo. Che non lo so, ragazzi, giuro. Si può cavalcare un filo? Penso proprio di sì. Bene, lo scoprirò, ragazzi. Intanto qui abbiamo anche un Marip che ci dava un Shinx, un Shinx. Sei troppo bello, ti voglio. Articatura con la Love Ball. Veramente. Un Marip servirà per la. Oh mamma mia che.
Che birichino. Vieni qua con la Ultra Ball. No, ragazzi, un Pokémon di tipo elettrico ci sta troppo nella squadra. E volete mettere con uno sci... Cioè... Mamma mia, che birichino. Aspetta che ti prendo, con Miltank. È finito. Vai. Fagli un bel pestone qui. Ok. Troppo. Va bene, ragazzi. Allora, io direi intanto di vedere... Guardaci un po' in giro. Ok, qui è morto. Un Nami piacerebbe da tantissimo, solo che ho già... Questa è la parte dietro? Ah, ok. Qui c'è già l'acqua. Pidgeotto. Pidgeotto, Pidgeotto. Piacerebbe anche un Pidgeotto, ma dato che non catturiamo uno Shinx, è meglio lasciar stare. Abbiamo già avuto un colpo di fortuna abbastanza con Firo. Fatemi sapere come si fa a cavalcarlo, a farlo volare, insomma, che davvero non lo so. Una Pokéball e tre Ultraball, ragazzi, grandissimo. Quindi adesso direi di fare la nostra prima sfida, diciamo così, in diretta. Andare a sfidare un bel Pigliamoschi, dato che noi siamo in assoluto vantaggio, abbiamo un Pokémon di tipo fuoco e uno di tipo volante, quindi... L'altra volta l'avevo sconfitto, per quello adesso... Non è così tanto il nostro Charmeleon. Andiamo verso la figata, so che è dalla parte opposta, però volevo farvelo vedere perché è davvero una figata. E giù e poi su. Guardate che roba. Cioè, ditemi se non è figa sta roba qua. In pratica è una salita o discesa, dipende da dove veniamo. Con due rocce, cioè con due pareti di rocce così. Cioè, io non ho mai visto una roba del genere. È una cosa bellissima. Quando l'ho fatta davvero mi sono emozionata. Perfetto. Ora torniamo indietro anche perché scarseggio. Caspita, ho lasciato i pesci a casa. E lui la fornace, tra l'altro. Ai ai ai. Va bene. Allora, io direi di fare una cosetta mica da poco. Io volevo catturare un Magikarp perché volevo un Gyarados. Allora, sicuramente mi servirà un Magikarp già abbastanza. Oh, lì è morto un Magikarp perché c'è stata una lotta fra due Magikarp. Vediamo se ha droppato un pesce. Ha visto un Goldeen. Goldeen, Goldeen. Vediamo qui cosa c'è. Questo è la 14. Eccoli di Pigliamusca. Ok, ah, devo prendere anche quel coso là della pietra tuono. Caspita, mi sono proprio dimenticato. Ok, dopo casomai farò un taglietto, ragazzi, e andrò a prendere le due frammenti di pietra tuono. Intanto, ragazzi, volevo sfidare con voi questo Scyther della punta dell'allenatore. Che è più veloce, ma noi facciamo un bel Ember che lo infiamma pure. Ok, lui mette un altro Scyther. Dato il nostro Charmeleon guadagna esperienza perché lo vuole far diventare più OPS un Charizard. E va al 22, un altro Scyther, sempre al 15. Tanto è quasi il tramonto, ragazzi. Noi intanto ci siamo portati in letto, quindi non abbiamo assolutamente problemi. Ok, perfetto. Distrutto e noi siamo al 23, grande. Quindi ragazzi, io adesso farò un taglietto e andrò a prendere le due pietre tuono. Ragazzi, un Pikachu. Ragazzi, un Pikachu. Ragazzi, mi sono un attimo in pacifica perché avevo appunto il... Scusate se parlo... Ma voglio catturare questo Pikachu, ragazzi. Troppo stocca a te. Dai. Come possiamo fare questo? Dai, ragazzi, voglio un Pikachu. Così abbiamo un Pokémon elettro, abbiamo un Pokémon fighissimo anche. Pikachu, te lo dico a te. Oi, cos'è? Grande, ci proviamo, sì, perché non voglio ucciderlo, farò un fail. Ho tre Ultra Ball, è abbastanza indebolito. Ragazzi, voglio un Pikachu. Tanto era durante la notte, qui stavo andando a prendere l'altra, se la trovo, di frammento di pietra tuono. Ne ho preso uno intanto, ed è notte, ho messo pacifica perché ho la pancia... What? Io ho catturato Pikachu, ho catturato Pikachu, ho catturato Pikachu, ho catturato Pikachu. Bluestone, ho catturato Pikachu, ho catturato Pikachu. Lì c'è un altro, ok, non sono più così felice perché lì c'è un altro, no cos'è però? Guardate ragazzi, vedo... Oddio che non sia un Raichu. Snorlax, Raichu. Cos'è un altro Pikachu quello lì? Oh mio Dio. Oh mio Dio. 12 addirittura. Io ce l'ho 41, ben vista.
Ma come si fa? Scusate, no, volevo trovare anche un raggio. So che ho già un Pikachu, però un raggio, ragazzi, ci sta troppo un raggio. No, giraffarin, no, giraffarin, scappa, scappa, raggio. Raggio, ok. Dai, come fai a essere più veloce? Ah, perché ha 28, giusto? So perché mi aspettavo 12. Abbiamo Pikachu, è vero? Dai, pica pica. Prego. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo. So che non gli farò un cacchio, però. Io ho fatto un'onda, così attacchiamo il primo. Electro Ball. Cosa ho fatto? No, ho sbagliato, ho fatto quello di prima. Electro Ball. Dai però, No, ho finito. No. Facciamo un doppio team. Allora, adesso vediamo se riusciamo. Abbiamo già un Pikachu, quando ce ne facciamo di un Raichu. Comunque, dato che ho solo 3 shard per evolvere Pikachu, casomai non potrei evolvere Pikachu ancora. Se quello volevo catturare Raichu a tutti i costi. Possiamo, ecco, Pokémon. Ho Milt anche soltanto. Povero Milt, ecco, morto. Tropius, vabbè, dai, che ce la fai. Ti prego, sii più veloce. È più veloce, più giusto, perché era paralizzato. Ancora, un altro. Grande. Ce la posso fare, è l'ultima. Vai. Raichu sei mio. Dai, dai. Dai che sia Pikachu che Raichu. Mamma mia che coppietta che sarebbe. Dai, dai, dai che sei debole. Dai che sei debole. Dai, 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 dai. Io guardo a sinistra, spero. Sì, ragazzi. Raichu e Pikachu. Raichu e Pikachu. Raichu e Pikachu, oh mio Dio. Ho finito le ultime, ragazzi, anche tutte le Pokémon che avevo. Ma mamma mia, cosa. Oh, che è? Buongiorno, anzi, buonanotte. Ragazzi, ho praticamente tutti i Pokémon. Anzi, non sei adesso. Sì, non sei, ragazzi. E adesso sono tutti curati. Scusate un attimo, sono messo ancora pacifica. Ma veramente, volevo. Adesso non mi interessa più la piattatuona, perché quello che devo evolvere è stato voluto. Perfetto. Quindi ragazzi, direi che per questa parte è tutto. Abbiamo fatto una sfida, abbiamo craftato tanto, abbiamo trovato tanti drop, ma soprattutto abbiamo catturato 3 Pokémon fantastici, Firo, Pikachu e Raichu, tutti e 3 maschi. Quindi ragazzi, un bel mi piace, iscrivetevi, commentate e farò qualcosina fuori dalla parte, credo. Intanto ovviamente vi faccio vedere questa seconda casa e questo bellissimo posto che ho scoperto. Ciao ciao!